C'è chi ha trovato una sedia, molti sono accovacciati a terra, coperti dai teli termici forniti al loro arrivo. 2.700 migranti sono transitati dall'hotspot di Lampedusa negli ultimi 3 giorni. L'amministrazione locale, i volontari, le forze dell'ordine e gli isolani fanno quello che possono, ma la situazione è, come sempre, condizionata dall'emergenza. Le immagini raccontano più di tante parole. Ieri altre 469 persone sono state trasferite in diversi centri d'accoglienza, ma non basta. Contrada imbriacola scoppia. Tanti sbarchi e troppi naufragi. 4 nelle ultime ore, con 2 corpi senza vita recuperati, almeno una ventina di dispersi e 165 persone salvate. Ed ora c'è anche chi si autofinanzia. 28 migranti partiti dalla Tunisia senza scafisti né trafficanti hanno raccontato di essersi autotassati per raggiungere l'Italia. Abbiamo comprato un barchino di 7 metri, 10 taniche da 20 litri di carburante e come bussola abbiamo usato l'app dei cellulari. Così hanno affrontato una traversata colma di insidie. Nonostante i pericoli, cresce il numero di disperati che affrontano il mare. Serve una task force ad hoc per l'isola, ha detto il ministro dell'interno Piantedosi, che ieri ha visitato il centro d'accoglienza di Lampedusa, annunciando nuovamente un piano del governo per la gestione dei flussi. Piano prevede una gestione più ordinata, che è complessiva, non si riduce solo alle navi, non si riduce solo, che chiaramente, come dice lei, potrebbe non bastare, quindi dovrà essere un piano più complessivo. Lampedusa meriterebbe il premio Nobel per la pace, ha anche aggiunto il titolare del Viminale di fronte al sindaco Mannino e ai residenti che manifestano un crescente malumore.